9 modi di perdere peso per persone super pigre. Sembra sempre che l'estate sia dietro l'angolo e di non essere mai pronti. Se non vuoi buttarti in palestra e perdere quei chili in più velocemente e senza sforzo, allora ti piacerà quello che abbiamo in serbo per te. Stringi la cintura. Molti di noi hanno praticamente zero autocontrollo quando si tratta di avere davanti a noi un invitante piatto di cibo. Ma quando non ti imponi dei limiti, le cose vanno fuori controllo rapidamente e finisci con quei chili indesiderati. Ma c'è un approccio davvero semplice e pratico che puoi usare per cambiare questa situazione in meglio. Prima di ogni pasto, basta legare un nastro intorno alla vita. Quando senti che diventa troppo stretto, questo è il segnale che devi smettere di mangiare. Tutto qua, niente più eccessi di cibo. È così facile! Bevi da bicchieri alti. Riceviamo una sorprendente quantità di necessarie calorie non dal cibo, ma dalle bevande. Ecco perché, ogni volta che per te stesso crei un menù sano, non dovresti dimenticarti delle bevande. E non preoccuparti solo di bere acqua o cose senza zucchero. Tutto quello che devi fare è bere quello che ti piace da un bicchiere alto. Sembra paradossale, lo so. Lasciatemi spiegare. Una tazza di succo contiene circa 130 calorie e circa 20 grammi di zucchero. Puoi ridurre questa quantità se la bevi da un bicchiere alto. Questo perché, in media, versiamo il 20-30% in meno di liquido in bicchieri alti e fini rispetto a quelli bassi. Prova questo trucco di psicologia e sicuramente vedrai la differenza. Mangia con un timer. Un altro modo efficace per evitare l'eccesso di cibo è quello di impostare un timer durante ogni vostro pasto. In questi giorni quasi tutti sono follemente impegnati e quando ti affretti mentre mangi sei condannato a mangiare troppo. Questo accade perché il tuo cervello non ha abbastanza tempo per ricevere il segnale dallo stomaco che è veramente pieno. Quindi ogni volta che stai per sederti per un pasto, imposta il timer per 20 minuti e prova a mangiare lentamente. Puoi anche combinare questo trucco con altri, ma ne parleremo più tardi. Ciò che conta è, con questo approccio, sarai già pieno mangiando solo metà di quello che c'è nel piatto. Niente male, giusto? Fa dei bagni caldi. I ricercatori dell'Università di Loughborough, del Regno Unito, hanno fatto una scoperta molto interessante. L'acqua calda non aiuta solo a rilassarti, ma ti fa anche perdere peso. Durante i loro studi hanno scoperto che un'ora trascorsa in un bagno caldo brucia circa 130 calorie. È praticamente la stessa quantità che si perde dopo aver camminato per 30 minuti. Inoltre, i livelli di zucchero nel sangue diminuiscono del 10%. Un motivo in più per coccolarti con un bagno caldo con bolle di sapone. Tieni sempre una ciotola di frutta sul tavolo. Sai cosa dicono? Lontano dagli occhi, lontano dalla testa. Bene, lo stesso vale nel senso contrario. Cerca di tenere in ogni momento una ciotola di frutta sul bancone della cucina o sul tavolo. Gli scienziati hanno scoperto che quando si vedono costantemente cibi sani, si programma di mangiare più sano. È un po' come mangiare con gli occhi. Ecco perché questo approccio funziona non solo con frutta e verdura, ma anche con le immagini. Prova ad iscriverti sui social media a gruppi dietetici. Possono darti idee deliziose ed ispirarti a diversificare il tuo menù. Siediti alla fine del tavolo. Potrebbe sembrare strano, ma anche il tuo posto a tavola può fare la differenza quando si tratta del tuo peso. È pura logica. Quando ti siedi ad un tavolo circondato da cibi estremamente allettanti, è quasi impossibile non mangiarli. Ma se ti siedi alla fine del tavolo, è probabile che salti determinati cibi, semplicemente perché sono più difficili da raggiungere. I veri pigri là fuori sanno di cosa sto parlando. Questo trucco è particolarmente buono per feste o cene importanti, dove sul tavolo c'è sempre un enorme banchetto. E quando tutti gli altri dopo cena si lamentano di sentirsi gonfi e appesantiti, starete seduti soddisfatti grazie a quest'arma segreta. Fai qualcosa di gratificante prima di mangiare. Tutti noi conosciamo la soddisfazione di soffiare sulle candeline della nostra torta di compleanno o di aprire una bottiglia di champagne a Capodanno. Il cibo che si accompagna a certe tradizioni di solito sembra più buono, o no? Bene, anche i ricercatori dell'Università del Minnesota lo pensano. Se hai deciso di seguire una sana dieta e di essere più coscienzioso su ciò che mangi, prova a fare qualcosa di carino prima di mangiare. Può essere tutto ciò che ti dà gioia e ti fa sorridere. Dopo, anche quei broccoli senza sale e senza condimento sembreranno il miglior cibo mai mangiato.
taglia il cibo in piccoli pezzi. Un altro ottimo modo per ingannare te stesso e mangiare di meno è quello di tagliare il cibo in piccoli pezzettini. Questo darà al tuo cervello l'impressione che ci sia di più sul piatto di quanto non ci sia in realtà. Grazie a questo ti sentirai pieno molto più velocemente e non ti abbufferai. Utilizza un piatto più piccolo o sostituisci le posate con delle bacchette e funzionerà allo stesso modo. E se combini questo metodo con il trucco del timer di cui abbiamo parlato prima, otterrai risultati ancora migliori. Usa la tua immaginazione. Ti piacerà molto questa scoperta dell'Università di Carnegie Mellon. Gli scienziati affermano che un pranzo immaginario ci aiuta nella vita reale a mangiare meno. Nel loro studio si è scoperto che le persone che immaginavano di mangiare degli M&M's hanno finito per mangiare meno degli altri partecipanti all'esperimento. Ciò significa che non vi è nulla di male a sognare ad occhi aperti cibi come polpette, cornetti o soffici biscotti con le gocce di cioccolato. Hai mai usato trucchi come questi per perdere peso? Diccelo nei commenti. Non dimenticare di fare clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo.